diamo spazio agli avvisi e cominciamo subito con l'attesissima conferenza profetica del 25 novembre prossimo. Quanti di voi hanno in cuore di partecipare? Amen. Abbiamo una buona notizia per voi. Giorno 25 la conferenza si terrà qui a Palermo nella nostra chiesa e avremo due attesissimi ospiti, il profeta Riccardo Robles e il profeta Luis Arfus. Per chi fosse interessato a partecipare con la ristorazione inclusa, è pregato di rivolgersi in segreteria oppure al nostro punto informazioni qui in chiesa. Per chi invece fosse interessato a partecipare senza la ristorazione, è pregato di chiamare il numero 349-3058-926. Continua la raccolta solidale Sacco d'Amore. Per chi ancora non avesse portato il proprio pacco con generi alimentari destinato alle famiglie bisognose, potrà ancora farlo fino alla fine del servizio di oggi e inoltre per tutto il pomeriggio dopo le 18, dopo l'ultimo servizio della domenica. Vogliamo pregare per i pastori Gioe e Laura, che in questo momento si trovano a Pescara, e vogliamo decretare che per loro sarà... Per la città di Pescara sarà un tempo di salvezza, di guarigione e di liberazione. I nostri pastori si trovano nella chiesa Cabot Church Pescara del pastore Roger Pecorale. Amen. Oggi vogliamo presentarvi il libro del pastore Caterina Amoroso. Il titolo è Ubbidienza, la chiave del successo. Molti di noi conoscono già il pastore Amoroso. Lei vive in Australia, a Sydney, e dal 1998 lì ha iniziato il suo ministero. E lei, in ubbidienza alla chiamata di Dio, trascorre 6 mesi dell'anno qui in Italia, da dove poi si dirige verso diverse capitali europee per tenere conferenze e predicare. Il suo libro è un libro autobiografico che narra della sua vita a partire dalla sua infanzia dolorosa fino ai giorni di oggi. Lei oggi vive una chiamata gloriosa davanti a Dio e lo scopo di questo libro è trasmettere al lettore che soltanto vivendo una vita in obbedienza davanti a Dio si ha una vita di successo. Amen. Quindi consigliamo vivamente la lettura del libro del pastore Amoroso. Lo spazio degli annunci oggi termina qui e vogliamo accogliere il nostro apostolo con un caloroso applauso. Alleluia. Allora, vogliamo fare anche... aggiungere un'altra notizia. Il 25 lunedì, 25 novembre stiamo parlando, che tra l'altro è il compleanno di Giovanni, mio figlio. 25 novembre, non ora. E praticamente il 24 alle 18, che è domenica, il profeta Arfus sarà qui per tutti, in un culto normale. Mentre la conferenza c'è un ticket d'ingresso da pagare, come avete ascoltato, si può scegliere il pranzo o solo la conferenza, oppure pranzo e conferenza, mentre quello della sera è un culto serale normale, aperto a tutti. Quindi di mattina lui sarà nella chiesa dell'Apostolo Enzo Incontro a Catania, via Acquicella Porto, e la sera sarà qui da noi alle 18. Quindi 24 novembre alle 18 abbiamo il profeta Luis Arfus che predicherà qui da noi, oltre quello che è stato detto. Allora, accomodatevi, poi pregheremo dopo, perché ora voglio presentare la pastora Amoroso. È stato presentato già il suo libro, Vieni, e lei si trova qui e vogliamo invitarli pure, con il pastore Marco Murgita, che è suo figlio, e la nuora, che vengono dall'Australia direttamente. Li vogliamo accogliere con un applauso.
Voi sapete che mio figlio Giuseppe è stato un anno a Sydney e loro sono quelli che l'hanno ospitato, quindi sono stato a casa loro e ora si sono rincontrati di nuovo ed è un piacere per noi averli qua. Loro sono pastori nella chiesa Hillsong Church di Sydney, giusto? Vabbè, collaborano con la Hillsong. Ok, allora diamo a loro la parola, così vogliono salutare la chiesa, dire qualcosa, poi lasceremo la parola alla pastora Amoroso che, e vogliamo pregare per lei. Dio mi ha già parlato mentre stavamo adorando su di te. Ti ho visto new season for you. Wow. Ciao Pasha a tutti. Mia moglie e io siamo qui in vacanza con la mia figlia di 2 anni e mezzo. Prima di tutto voglio scusarvi per la mia lingua italiana. Sono australiano proprio, però ogni tanto faccio un errore e scelgo una parola che è sbagliata. E niente, noi seguiamo tutte le affari di PDG, le seguiamo via social. È bellissimo vedere che Dio muove in questo bel paese d'Italia, non solo in Sicilia, però dappertutto, anche in altri paesi. E siamo onorati di essere qui, anche se siamo in vacanza, abbronzati, ci stiamo divertendo e siamo onorati di essere qui oggi in questa bellezza di Dio che ha creato Lui. Amen. Would you want to say something in English? Yeah. Ma moglie vuole dire 2 parole in inglese, prova a tradurlo più che posso. Mi dispiace. First of all, prima di tutto, thank you for having us, Pastor Lirio, and thank you for this opportunity to speak. Grazie per averci accettato. Okay. Aiuto. Mia suocera. Voglio ringraziare anzitutto l'Apostolo Lirio e per averci dato questa opportunità. And I just want to say that while we were worshiping, e voglio dirvi che mentre stavamo lodando, I could sense a lot of faith in this room, in this house. Ho sentito molta fede in questa aula, in questo posto. And in these days it's not very common. E questi giorni non è molto comune vedere tanta fede. And God was putting on my heart, e Dio mi ha parlato nel mio cuore, that many miracles are going to happen here. Che molti miracoli avvengono in questa chiesa. And you haven't seen anything yet. You haven't seen anything yet. Ancora non avete visto nulla. So thank you. God bless you. Dio vi benedica. Alleluia, Dio vi benedica, grazie. Allora, Caterina, devi partire. Devo tornare. Giovedì deve ritornare in Australia, quindi ora ci saluta. Giovedì, sì, ci saluta, l'abbiamo avuto qui per 6 mesi, l'avete visto spesso, altre volte non l'avete visto perché era in giro a predicare da varie parti. Ci siamo incontrati in Spagna, a Barcellona. A Barcellona, muy bien, pastor. Muy bien, hablo español. Muy bien, fluentemente, e l'apostolo habla español fluentemente, e sta prendendo. Entiendo. Sì, intiende bastante. Entiendo un poquito. Ma che hablar intiende. Bene. Però parla italiano. Ah sì, ho detto che sta apprendendo lo spagnolo e più che parlarlo lo comprende. Amen. Sì, abbiamo avuto un tempo speciale in Spagna. Prima di tutto io ho concluso questi 6 mesi in una maniera meravigliosa e voglio dare grazie al mio Dio, al vostro Dio che è meraviglioso, ma anche all'Apostolo Lirio e alla mamma Santina che sono stati meravigliosi nell'appoggiarmi. Ho concluso i miei 6 mesi facendo 8 conferenze in spagnolo in Spagna, una in inglese in Inghilterra, una in Germania
dove abbiamo piantato una chiesa, e poi sono stata moltissimo in giro finché non mi hanno richiamato in Spagna. Ho avuto un'apertura tremenda, ho potuto influire sulla vita dei futuri pastori spagnoli predicando all'università spagnola di come si chiama la città di nuovo? Barcellona. Ok. Poi sono stata a Napoli, ci siamo incontrati col pastore Graziano sull'aereo ed è stato meraviglioso. Abbiamo visto segni e miracoli, 60 persone hanno dato testimonianza di guarigioni e di nuovi organi che Dio aveva creato nei loro corpi. Quindi me ne vado contenta. Il problema è che arrivando in Australia nella mia chiesa diranno, come ogni anno, ti sei divertita, ora al lavoro. Quindi pregate per me, perché è tra pochi giorni compio 76 anni. Ed è per questo che Dio ha mandato mio figlio e mia nuora a festeggiare con me il compleanno. Loro proseguiranno per l'Italia, andranno a Milano e a Venezia. Io invece il 17 torno a casa, alla mia chiesa, al mio Tran Tran. Pregate per me, perché da quest'anno inizierò un servizio in italiano per la comunità italiana di Sydney. Dalle 8:30 del mattino alle 10:30 predicherò e farò tutto il servizio da sola. Dovrò preparare altra gente, perché se devo venire tra 6 mesi devo preparare, e la parola di Dio dice di fare discepoli, quindi io ubbidiente fino alla fine. Leggete il libro, vi benedico e ci vediamo fra 6 mesi nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Allora, potete alzare le mani e preghiamo per lei. Signore, grazie per il fuoco che hai messo dentro di lei, Signore. Un fuoco che niente può spegnere, perché è un fuoco che è disceso dal cielo e ciò che viene da Dio vince sempre. Noi vogliamo, Signore, pregarti che questo fuoco continui ad ardere in maniera potente, anche se ora arderà in maniera nuova, perché, Signore, ti vuole portare in una nuova stagione. Più intimità, meno attività. Ti porterà in una stagione dove ti metterà una grande passione per la sua presenza e tu avrai un grande desiderio di adorazione come mai l'hai avuto nella tua vita, perché Dio ti vuole portare in una nuova stagione con nuove rivelazioni. E poiché tu gliel'hai chiesto, ultimamente tu hai chiesto a Dio che Dio ti desse di più e che ti desse maggiore rivelazione, questo è l'esaudimento della preghiera che tu hai presentato davanti a Lui. Da oggi Lui ti introduce in una nuova stagione dove avrai più intimità, meno attività, ma il frutto non diminuirà, anzi aumenterà, perché attraverso la tua intimità il tuo servizio diventerà ancora più specifico e più preciso nella sua presenza. Così noi ti vogliamo inviare, ti vogliamo mandare e ti vogliamo benedire con questa benedizione profetica nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Volevo onorare quest'uomo. Di oggi è la giornata degli ultra settantenni. Allora, il pastore Carmelo Graziano da 2 anni, oltre che occuparsi di Partinico, dove ora un po' abbiamo dato responsabilità al pastore Giacomo e Lela, lui ha seguito una chiesa di Trapani, via Pascoli 37 Trapani, pastore Bertolino. Da 2 anni loro hanno avuto la copertura spirituale, ma lui praticamente ogni 15 giorni era là. Anche il nostro caro
dottore Domenico Machi, è andato lì a fare insegnamenti, studi, così anche pastore Giacomo, sua moglie, spesso sono stati lì. E dopo 2 anni di copertura, loro hanno dimostrato pienamente sottomissione, ubbidienza. Noi li abbiamo accettati nella famiglia della parola della grazia. Quindi la chiesa di Trapani, di via Pascoli, è diventata da giovedì scorso parola della grazia. Gli abbiamo dato questo. E abbiamo avuto un servizio giovedì, dove io sono andato per la prima volta insieme con loro, e gli faccio dire qualcosa al pastore Carmelo di quello che è successo. Ma una cosa sicuramente lui la sa: c'è stato un uomo battezzato nello Spirito Santo e salvato la prima volta che veniva in chiesa quel giorno. La chiesa era piena, un locale che conteneva circa 130 posti a sedere, ed era strapieno come prima volta, non era male. E poi c'è stata una donna, il pastore Bertolino mi ha chiamato, abbiamo pregato per questa donna perché aveva un legamento della spalla rotto e l'indomani mattina aveva l'appuntamento per essere operata. E naturalmente cosa ha fatto il Signore? Ha fatto un miracolo creativo ed è stata completamente sanata. Sì, e questa sorella l'indomani si è recata in ospedale, l'hanno ricoverata. Prima di ricoverarsi, prima di operarsi, gli hanno fatto un controllo ecografico della spalla, non hanno trovato più il ligamento rotto e gli hanno detto: ma com'è possibile? E quella ha detto: mi ha operato un altro chirurgo più importante di lei. Ed è stata sanata, sanata completamente. E noi abbiamo iniziato quest'opera 2 anni fa. Questo pastore è venuto qui, ci seguiva via internet. E con l'occasione salutiamo tutti coloro che ci seguono via internet, perché è veramente un'opera che serve alla nazione. E Dio si sta usando di un uomo speciale che sta servendo la nazione nel migliore dei modi. Sta servendo la nazione, ho detto senza sbagliare, sta servendo la nazione, perché servire Dio significa servire la nazione. E noi porteremo il Vangelo dovunque. Lui stava seguendo via internet questa chiesa, ogni tanto veniva di nascosto, senza dire che era il pastore di un'altra chiesa, ascoltava i culti e un giorno è venuto a trovarmi a Partinico, ha ascoltato il culto e mi ha detto: ma è lo stesso messaggio. Eh sì, è la stessa cosa. Dio è uguale. E Dio prepara le persone, e ha preparato quella chiesa e ha voluto incontrare l'Apostolo, l'ha incontrato, ci siamo andati assieme, lui mi ha dato questo mandato, io ho seguito quella chiesa. Noi l'abbiamo trovata una piccola chiesetta di poche persone, ieri, l'altro ieri, giorno 12, 10, c'erano 130 persone sedute e le sedie arrivavano sul marciapiede fuori dalla chiesa. E l'Apostolo ha profetizzato dicendo: voi avete bisogno di un'altra chiesa più grande, perché qua non ci entrerete più. E questo è così, noi lo crediamo, stiamo continuando a lavorare. E oltre che andare a Trapani, stamattina ci devo andare, ma sono voluto venire qua per stare con voi, ascoltare questo messaggio perché mi interessa particolarmente, e cominceremo ad andare ora, oltre che a Trapani, a Marsala, perché il Signore ci ha dato tutta Trapani e noi conquisteremo tutta Trapani. Amen. Trapani e provincia.
Alleluia. Preghiamo per tutte le missioni. C'è il pastore Elia in questo momento che è a Termini con il fratello Filippo. Bevi l'acqua, sono là. E anche tutte le altre missioni stanno facendo in questo momento il culto. Tanti ci stanno seguendo online, ma noi vogliamo essere online con lo Spirito Santo. Alziamoci e lo invochiamo prima di condividere la parola, che è oggi sul giorno dell'espiazione, la festa di Yom Kippur, o giorno dell'espiazione. Alzate le mani. Sento forte l'amore di Dio. Mi sono commosso mentre stavamo adorando, che ho sentito l'amore di Dio scendere in una maniera così potente che mi sono messo a piangere dall'emozione per la sua meravigliosa e dolce presenza, per il suo grande amore. Caro Padre, siamo qui, siamo la tua famiglia, siamo il frutto del sacrificio di Cristo, colui che ha versato il sangue per ognuno di noi. Tutti noi siamo stati pagati a caro prezzo e poiché siamo stati comprati da te, vogliamo onorarti perché eravamo schiavi ma ora ci hai reso liberi. E tutto questo è grazie alla tua iniziativa, grazie al tuo amore. Tu ci hai amato per primo e noi vogliamo benedirti in questo giorno, vogliamo benedirci, vogliamo, Signore, pregare per il bene di ognuno. Vogliamo pregarti per la grazia che possa spandersi sempre di più sulla nostra vita e insegnarci, come abbiamo cantato, a sapere dipendere da te in ogni cosa, non vivere più aree di indipendenza da te, ma vivere sempre in una totale dipendenza da te. Ti diamo tutta la gloria, ti diamo tutto l'onore e ti chiediamo la grazia e l'unzione per parlare di cose complicate e farle diventare semplici. Nel nome di Gesù, amen e amen. Alleluia. Allora, il titolo ve l'ho dato, la festa di Yom Kippur, o giorno dell'espiazione. Partiamo dal rema che abbiamo ricevuto all'inizio dell'anno, Prima Pietro 4:7, perché Dio ci ha parlato di prepararci per i tempi della fine. Quanti di voi vi state rendendo conto che siamo nei tempi della fine? Sapete che in questa festa di Yom Kippur mi hanno mandato delle foto che in Israele, a Gerusalemme, dove c'è il muro del pianto, mai c'è stata in questi ultimi anni una folla così grande come quest'anno. Ma la cosa straordinaria è che era pieno di adolescenti, di giovani e di bambini. Quindi qualcosa sta succedendo, che Dio sta preparando la generazione che accoglierà il Messia. Mai era successo, hanno mandato le foto, che non c'era posto assolutamente neanche in piedi, tanto erano le persone che hanno visitato nel giorno di Yom Kippur il luogo dove c'è il muro del pianto, dove normalmente gli ebrei si raccolgono per pregare. E questo è anche un segno dei tempi che stiamo vivendo. Ora proiettiamo questa scrittura, Prima Pietro 4:7, che dice: or la fine, meglio il compimento. Se lo mandiamo è meglio. Ora il compimento di tutte le cose, o la fine di tutte le cose, è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. Quindi l'esortazione che ci fa Pietro è proprio: lui non è stato capace di vegliare un'ora sola. Vi ricordate quando Gesù gli ha detto di vegliare e pregare? Lui ha fallito, si è addormentato. Però ora ha compreso la lezione.
Quando una persona dorme, perde la percezione del tempo. Quando una persona dorme spiritualmente, perde la percezione dei tempi della fine e vive come se Gesù non dovesse tornare. Ma noi abbiamo ascoltato domenica scorsa che noi dobbiamo amare la sua apparizione. Se uno ama la sua apparizione, è vigilante. E uno che vigila è sveglio. Così noi vogliamo prendere l'esortazione di Pietro, che ci incoraggia ad essere sobri, vigilanti, allo scopo di dedicarci, ognuno dica dedicarsi, non fare la preghiera per i pasti, ma dedicarsi alle preghiere. Cos'è la preghiera? La preghiera è il nostro indice di dipendenza da Dio. Perché tutte le cose che io faccio senza averle sottoposte a Dio, senza avere pregato per quelle cose, significa che non sto attingendo alla sorgente, sto attingendo alla mia esperienza. Ma se io sottometto le cose a Dio, significa che attingo alla sorgente di Dio più che alla mia esperienza. Mosè fallì di entrare nella terra promessa perché attinse all'esperienza, percosse la roccia come aveva fatto la prima volta invece di parlare alla roccia come Dio gli aveva detto. Ora, abbiamo parlato delle feste, questo è un periodo, siamo nel periodo delle feste autunnali. Abbiamo parlato domenica scorsa delle varie feste, la festa delle trombe, e abbiamo visto che il primo giorno del mese di Tishri coincide con la festa delle trombe e con la festa del Capodanno ebraico, Rosh Hashanah. Quindi siamo in un periodo dove siamo entrati nell'anno 5780 perché Dio non usa il nostro calendario gregoriano, usa il suo calendario. E tutti gli ordini che ha dato li ha dati secondo quel calendario, così noi, anche se non dobbiamo celebrare le feste, dobbiamo osservare le feste perché sono il calendario di Dio. Quindi guardiamo il Levitico 23, quando Dio rivela al popolo di Israele per mezzo di Mosè le sette feste. Le feste sono sette, sette rappresenta perfezione divina. Quindi c'è un piano di perfezione divina nella rivelazione delle feste e vedremo che tutte le feste avevano un aspetto profetico e hanno un aspetto profetico. Alcune già si sono adempiute, altre si adempiranno. Quelle di primavera si sono adempiute, quella dell'estate si è adempiuta, ora si aspetta l'adempimento di quelle autunnali. Guardiamo Levitico 23, dal verso 1. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro, ecco le feste dell'Eterno che voi proclamerete come sante convocazioni. Le mie feste sono queste. E la prima di cui parla è lo Shabbat. Andiamo al verso successivo. Si lavorerà per sei giorni, quindi per Dio la disoccupazione non esiste. Cosa ha detto che sì? Quante persone sono disoccupate? Alza la tua mano e dichiara che da ora tu lavorerai. Dillo ora nel nome di Gesù, io ricevo il mio lavoro in spirito e il lavoro verrà a me perché Dio ha detto che io lavorerò e io mi accordo con quello che Dio ha detto, io lavorerò sei giorni ma il settimo giorno no, quello è dedicato a Lui. E dice così, ma il settimo giorno è uno Shabbat di riposo, di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno, è il sabato consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete. Queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei tempi stabiliti. Chi li ha stabiliti questi tempi? Dio li ha stabiliti. Gli uomini hanno cambiato quello che Dio ha detto.
perché Pasqua per il Signore è sempre il 14 di Nisan e può venire di qualsiasi giorno della settimana. Cosa hanno fatto? L'hanno fatto diventare sempre di domenica, ma non sono i tempi stabiliti. E poiché nei tempi stabiliti Dio dà appuntamento, se ci va in un tempo che Lui non ha stabilito, Lui non si presenta. Lui si presenta quando ha dato appuntamento. I portali del cielo sono aperti nel giorno dell'appuntamento, perché è una santa convocazione. Quindi che succede? Facciamo il riepilogo delle sette feste e il loro adempimento. La prima festa è la festa di Pasqua. La festa di Pasqua aveva un aspetto storico, l'uscita di Israele dall'Egitto, ma l'aspetto profetico, l'agnello doveva essere immolato. Quando Gesù viene sulla terra, Giovanni Battista come lo presenta? Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il... In altri termini, l'agnello della Pasqua era vero che ricordava l'uscita dall'Egitto, ma anche se erano usciti dall'Egitto, il peccato non era mai uscito da loro, ma il vero agnello, Cristo, la nostra Pasqua, che è stato immolato, è stato manifestato per togliere il peccato del mondo. E per Pasqua l'agnello è stato immolato, Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato, con la sua morte si è adempiuta la Pasqua. Ma l'indomani era il giorno degli azimi, mazzot, pane non lievitato, era una festa. Per sette giorni il popolo non poteva mangiare pane lievitato, ma il giorno degli azimi si è adempiuto perché Cristo è stato seppellito, ma il suo corpo mai si è decomposto. Tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E ha adempiuto gli azimi. Ma il terzo giorno è risorto dai morti. E il giorno successivo allo Shabbat settimanale si faceva l'offerta agitata, il primo covone di orzo. La primizia si offriva a Dio. E Gesù è colui che è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. E lui è, con la risurrezione, ha adempiuto la festa dell'offerta agitata, la primizia. Amen? 49 giorni dopo che si offriva l'offerta agitata, c'era la Pentecoste. 7 settimane, il 50° giorno era Pentecoste. E Pentecoste si è adempiuta quando è sceso lo Spirito Santo. Come vedete, Dio lavora sempre col suo calendario e adempie tutti gli appuntamenti divini. Lo Spirito Santo non è sceso un giorno qualsiasi, è sceso nel giorno di Pentecoste. Questa è la festa estiva, è la festa anche delle settimane, festa delle primizie, dove maturava il grano e si offriva il grano e si offrivano 2 pani lievitati. Mentre a Pasqua non si mangiava lievito, perché si parla dell'agnello che non ha peccato. Pentecoste lo Spirito scende su persone che sono sia giudei che gentili. I 2 pani con il lievito, cotti con il lievito, rappresentano la Chiesa, giudei e gentili messi insieme. E lo Spirito scende sugli gentili e scende anche sui giudei. Come vedete, a Pentecoste c'erano proseliti che venivano da 17 nazioni diverse. E questo si adempie. Cosa rimane ancora? Le 3 feste autunnali. Festa delle trombe, Yom Kippur, tabernacoli. Queste sono le altre 3 feste. Nelle feste primaverili Gesù è stato manifestato come servo sofferente, ma nelle feste autunnali ritornerà come il Signore della gloria. E Pentecoste è nel mezzo. Allora, abbiamo visto che dal primo giorno di Tishri
fino a Yom Kippur, che è stato mercoledì scorso, questi giorni per gli ebrei vengono chiamati giorni del timore. Ognuno deve esaminare se stesso. Il giorno di Yom Kippur tutti gli ebrei fanno 26 ore di digiuno. Si privano di qualsiasi cosa. Si umiliano. Umiliano le anime loro, poi lo leggeremo. Neanche si fanno il bagno o doccia per non provare piacere nel corpo, perché anche quello ti dà un senso di freschezza. Devono umiliarsi davanti a Dio. Devono mortificare i sensi e concentrarci solo sul Signore. Era un giorno di timore, un giorno di decisione, un giorno di pentimento, un giorno di ravvedimento. Era il giorno dove il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo e portava il sangue per fare l'espiazione dei peccati di tutto il popolo durante l'anno precedente. E Dio era molto severo su questo, poi lo leggeremo, perché lo spiegheremo man mano che lo leggiamo, che chi non si umiliava sarebbe stato distrutto di mezzo al popolo. Quindi per gli ebrei è la festa più importante dell'anno, perché era il giorno dove Dio manifestava la misericordia sull'anno precedente e dava nuove opportunità per l'anno nuovo. La misericordia veniva estesa per l'anno successivo e venivano perdonati di tutte le cose che avevano compiuto. Ma andiamo a vedere il racconto di come Dio lo rivela a Mosè, sempre Levitico 23, a partire dal verso 26. Scopriamo la rivelazione che Dio dà a Mosè della festa di Yom Kippur. Leggiamo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell'espiazione, quindi è un tempo stabilito. Poteva venire di qualsiasi giorno della settimana, poteva essere Shabbat, poteva essere il quinto giorno, perché loro non hanno nomi come noi, lunedì, martedì, loro hanno primo giorno, secondo giorno, eccetera. Qualsiasi era la data, non cambiava, era sempre il decimo giorno del settimo mese, il mese di Tishri. Ci sarà per voi una santa convocazione, umilierete le anime vostre e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto col fuoco. Quindi loro dovevano fare due cose: umiliarsi e presentarsi davanti a Dio con un sacrificio fatto con il fuoco per onorare Dio. Ascoltate ancora, proseguiamo. In questo giorno non farete alcun lavoro, perché è il giorno dell'espiazione, per fare espiazione per voi davanti all'Eterno il vostro Dio, poiché ogni persona che in questo giorno non si umilia sarà sterminata di mezzo al suo popolo. La domanda che ci facciamo: perché Dio è così severo? Ora ascoltatemi attentamente, questo non lo dovete mancare, lo dovete afferrare. Yom Kippur è l'opposto della caduta. Nella caduta Adamo è senza peccato e si carica della natura di peccato. In Yom Kippur il sommo sacerdote entra nel luogo santissimo con i peccati di tutto il popolo ed esce senza peccato. Quindi chi si presenta senza umiliarsi significa che continua nel peccato, e il salario del peccato è la morte, e Dio ha detto: sarà distrutto chi non si umilia e non accetta quello che poi sarà profeticamente il perfetto sacrificio della croce. In altri termini, senza il sacrificio della croce non c'è salvezza, non c'è vita eterna, c'è solo morte. Il salario del peccato è la morte. Andiamo avanti. Ogni persona che in questo giorno farà un qualsiasi lavoro, io, questa persona la distruggerò di mezzo al suo popolo. Quindi loro fanno digiuno, non fanno nulla,
Non farete alcun lavoro. È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove abiterete. Era un giorno di timore, un giorno di mettersi in discussione davanti a Dio. Santa convocazione significa stare nella presenza di chi ti ha convocato. Ora ascoltatemi, se tu hai un problema con una persona, non vuoi stare nella sua presenza. E se lo incontri, lo eviti. Ma quando hai un incontro con la presenza, sei confrontato. E se non siamo confrontati, non cambiamo mai. È un giorno dove siamo confrontati con Dio sulla nostra condizione. E Dio dice, se tu rifiuti di essere confrontato, io ti distruggerò. Ma se tu accetti di essere confrontato, io ti trasformerò. Cosa volete, distruzione o trasformazione? Dillo, io voglio essere confrontato perché voglio essere trasformato. Allora, sarà per voi un sabato di riposo in cui umilierete le anime vostre. Il nono giorno del mese, della sera, dalla sera alla sera seguente, celebrerete la vostra festa. Quando trovate la parola sabato, non significa che è qualcosa settimanale. Le feste per loro sono sabato, che significa riposo. Quindi, quando dice celebrerete il vostro sabato, non sta dicendo il giorno, sta dicendo la festa di Yom Kippur, che era un giorno di riposo. Potremmo cambiarlo con vacanza nel nostro linguaggio per capirlo. Celebrerete così la vostra vacanza, cioè non lavorerete quel giorno, sarete dedicati solamente a Dio. Ora che cosa succede? Che cosa succedeva nel giorno di Yom Kippur? C'erano delle cose che si dovevano fare per il popolo, per la famiglia del sommo sacerdote, per il sommo sacerdote, perché ora ascoltate, ora scopriremo un principio importante, che il sommo sacerdote prima di entrare nel luogo santissimo doveva offrire un sacrificio per sé, perché neanche lui era perfetto. E non solo per sé, per la sua famiglia. Qual è il principio? Che poiché Dio, quando pone un capo famiglia nella famiglia, se il capo famiglia pecca, le conseguenze del peccato vanno su tutta la famiglia, ma se il capo famiglia fa l'espiazione, tutta la benedizione entra su tutta la famiglia. Quando Acan ha rubato, tutta la famiglia è stata condannata, ma quando una persona, un capo famiglia, viene giustificato, tutta la famiglia viene giustificata. Amen. E questo è un principio che troviamo in Levitico capitolo 16. L'Eterno parlò di nuovo a Mosè dopo la morte di due figli di Aronne che morirono quando si presentarono davanti all'Eterno con fuoco illecito. Ognuno dica fuoco illecito. Ma tu come fai a capire la differenza se un fuoco è lecito o un fuoco è illecito? Non è tutto uguale il fuoco? No. Il fuoco da cui loro dovevano attingere era il fuoco che era sceso dal cielo. Perché quando Mosè fece tutto e mise l'olocausto, scese fuoco dal cielo e consumò l'olocausto. Il fuoco che viene dal cielo santifica e purifica, il fuoco che viene dalla terra distrugge e contamina. Così il fuoco illecito era il tentativo dell'uomo di raggiungere Dio a modo proprio, e Dio li fece morire dicendo: chiunque farà così non entra nella vita, vive nella morte, perché rimane in Adamo. È iniziativa umana, non è iniziativa divina, è un'iniziativa della natura di peccato, non è un'iniziativa di un Dio santo. E ciò che nasce da Dio vince, ciò che nasce dall'uomo è sconfitta. Così Aronne ha dovuto imparare una lezione pesante, due dei suoi figli sono morti, perché il fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li fece morire. Questa è la religione, il fai da te. Dio, con Dio non c'è fai da te.
E la tentazione, voi lo vedete nella Chiesa, ognuno vuole fare a modo suo. E non si può fare così, perché non si può fare così, perché non si può fare così, perché non si può fare così. E vengono in Chiesa, allora Dio ha detto certe cose e quello deve farsela a modo suo, a modo suo, a modo suo, produce morte, non produce vita. Noi dobbiamo fare a modo suo. Se vogliamo vita dobbiamo fare a modo suo, se vogliamo vita dobbiamo sottometterci a Lui, se vogliamo vita dobbiamo fare a modo della parola, non a modo nostro, perché significa che non lo onoriamo. Quando facciamo a modo nostro pensiamo che noi siamo più importanti di Lui, ma Lui è Dio. E Dio disse a Mosè: parla ad Aronne tuo fratello e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dal velo, davanti al propiziatorio, che è sull'arca, perché non abbia a, poiché io apparirò sulla nuvola nel propiziatorio. Che vuol dire? L'uomo adamico ha una natura di peccato e se entra senza il sangue muore. Cioè, siccome Dio è luce, si rivela la condizione dell'uomo. Come l'uomo? Morto nei falli e nei peccati. E di fronte al confronto con la luce, viene fuori che lui è morto e muore. Allora, Dio dice, lui deve presentarsi come dico io, se no morirà. Entrerà nel santuario in questo modo. Guardate, Dio ha i suoi modi, ognuno dica Dio ha i suoi modi. Non fare a modo tuo, fai a modo suo, perché se no rischi di morire. Come entrerà? In questo modo: prenderà un torello per il sacrificio per il peccato, un montone per l'olocausto, si metterà la tunica sacra di lino e porterà sul suo corpo i calzoni di lino, si cingerà della cintura di lino, avrà in capo il turbante di lino, tutte queste sono vesti sacre, egli le indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. La domanda è: perché tutto vestito di lino? Cos'è il lino? Il lino non fa sudare. Quando c'è stata la caduta, cos'è che Dio ha detto all'uomo? Mangerai il pane col sudore della tua fronte. In altri termini, ti dovrai presentare a me non nelle vesti adamiche, perché lì c'è il sudore, ma ti vestirai di lino che non ti fa sudare, perché il lino è la giustizia dei santi che è ottenuta attraverso Cristo Gesù. Quindi ti presenterai con la giustizia di Cristo, perché se non ti presenti con la giustizia di Cristo non hai diritto legale di stare nella sua presenza. Queste sono le vesti sacre. Egli le indosserà dopo essersi lavato il corpo con acqua. Quindi, dove siamo arrivati? Verso 5, verso 6, verso 7. Poi prenderà i due capri. Allora, verso 6, Aronne offrirà il torello del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la propria casa. Lo farà per sé e lo farà per la propria casa. Lui è il sommo sacerdote. Ora ascolta. Nella caduta di Adamo, Adamo lascia la presenza di Dio. Yom Kippur è l'opposto della caduta, il sacerdote entra di nuovo nella presenza di Dio. Nella caduta l'uomo esce dalla presenza di Dio, a Yom Kippur l'uomo rientra nella presenza di Dio. Aronne prenderà i due capri, li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno. Aronne tirerà quindi a sorte due capri. Uno sarà destinato all'Eterno, l'altro per capro espiatorio o Azzalel. Aronne farà avvicinare il capro che è stato destinato all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Quindi che succederà? Succede che ci sarà questa doppia offerta. E in questa doppia offerta che lui fa, un capro viene ucciso
Quindi pensate, l'agnello viene offerto in olocausto, il toro viene ammazzato, il sangue deve purificare il sommo sacerdote e la sua famiglia. Ma poi, tra i due capri, uno a sorteggio viene mandato nel deserto. Questo significa la natura di peccato, dopo che tu sei nato di nuovo, tutto ciò che ti rimane come residuo della natura di peccato è un processo prima che muore definitivamente, ma c'è l'espiazione che lui fa e avviene istantaneamente quando il sangue viene versato. E questa è l'opera di Cristo nella nostra vita, santificazione e giustificazione. La giustificazione avviene istantaneamente, la santificazione è un processo fino a che non moriamo totalmente a noi stessi. Ora, cosa succederà? Che deve portare l'incenso davanti a, che si trova davanti al luogo santissimo, nell'altare dell'incenso, e la nuvola. Quando il sommo sacerdote apre il velo, la prima cosa che entra è l'incenso. Ma prima che viene offerto l'incenso ci deve essere l'espiazione dell'altare dell'incenso, che rappresentano la vita di preghiera, l'intercessione dei santi, che deve essere purificata, perché non deve essere adamica, perché tutte le preghiere adamiche sono egoiste, mentre quando vengono purificate dal sangue passano attraverso il sacrificio della croce. Ma andiamo a vedere un piccolo video di 2 minuti. Faranno dunque un'arca di legno di acacia, lunga 2 cubiti e mezzo, larga 1 cubito e mezzo e alta 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro, la rivestirai di dentro e di fuori, e sopra le farai una ghirlanda d'oro che giri tutto intorno. Fonderai per essa 4 anelli d'oro e li metterai ai suoi 4 piedi, 2 anelli da un lato e 2 anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro. Farai quindi passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca per portarla. Le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca, non saranno rimossi da essa. E nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Farai anche un propiziatorio d'oro puro. La sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Farai quindi 2 cherubini d'oro, li farai lavorati al martello alle 2 estremità del propiziatorio. Fa un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini di un sol pezzo col propiziatorio alle sue estremità. E i cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Saranno rivolti l'uno verso l'altro, mentre le facce dei cherubini saranno volte verso il propiziatorio. Metterai quindi il propiziatorio in alto sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Là io ti incontrerò. E da sopra il propiziatorio, tra i 2 cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. È animato, ti fa vedere come Dio aveva comandato, come l'hanno fatto, e ti fa vedere il luogo dove il sommo sacerdote, nel giorno di Yom Kippur, col dito per 7 volte metteva il sangue. 7 è il sacrificio perfetto. Stava puntando al sacrificio della croce. Non è il sangue di tori, non è il sangue di becchi che purifica. È il sangue di Cristo. Per quel sangue siamo ritornati di nuovo nella presenza di Dio. Facciamo un applauso al nostro Re. Alleluia. Così avete un'immagine visiva di quando si parla di propiziatorio, di arca, l'avete visto e non ve lo dimenticherete. Lo troverete su YouTube, se andate a vedervi di nuovo il video lo troverete, quindi lo potete rivedere, perché lo manderemo direttamente nella registrazione. Grazie al fratello Osvaldo, la voce era la sua, l'avete riconosciuta.
Alleluia. Allora, cosa aveva detto il Signore? Nei tempi stabiliti, appuntamenti divini. Sapete una cosa? Dio non vuole niente di abitudinario. Dio vuole incontri personali con noi. Sante convocazioni. Ora guardate, Dio è un Dio di tempi e di stagioni. C'è un tempo per ogni cosa. Ecclesiaste 3:1, guardate cosa dice. E non abbiamo il tempo di leggere tutto, ma semplicemente dice c'è un tempo per nascere e c'è un tempo per morire. Non c'è nessuno che può dire io tempi di muore un runnaio. Cioè, non posso morire perché non c'ho tempo. No? Lo trovi. Non puoi nascere perché non hai tempo. Lo trovi. C'è un tempo per ogni cosa. Per ogni cosa c'è la sua stagione. C'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo. Ora ascoltatemi, se le stagioni cambiano continuamente, se io mi vestissi ancora invernale mentre sono, che c'è questo caldo, sono fuori tempo, è vero? E quante volte vi siete trovati in luoghi dove le chiese sono fuori tempo perché vivono come 40 anni fa, come 30 anni fa, come 50 anni fa? O come 10 anni fa? Nella migliore delle ipotesi, che vuol dire che se Dio stabilisce tempi e stagioni, tu devi seguire i suoi tempi e le sue stagioni e non essere fuori tempo, perché se siamo fuori tempo non siamo attraenti. Amen. Un giovane che entra in una chiesa dove l'età media è 75 anni, quanto vuote ci va? Una sola vuota, dice, cucciacchi, non ricovero l'anziana. Dice, ma non ci sono giovani in questa chiesa, eccetto, se sono tutte vecchie, i giovani appena arrivano, dice, cucciacchi. Allora, quando la Chiesa non segue i tempi di Dio e le stagioni di Dio, non si rinnova, e se non si rinnova fa odore di stantio e di vecchio. Ma con Dio c'è sempre cambiamento, c'è sempre trasformazione, ci sono sempre cose nuove. Ciò che poteva andare bene fino all'anno scorso probabilmente non andrà bene più quest'anno, perché Dio sta per fare cose nuove, e ogni appuntamento divino, Dio ti parla del presente, Dio ti parla del futuro. La Chiesa è profetica, deve intuire il futuro prima che avviene e prevenire il futuro. E non vivere nel passato. Perché se uno se vuole avere l'album di fotografie va bene, ma non è che tutti vogliono avere l'album di fotografie. Devi pure progettare il futuro. Quello è il passato. È avvenuto. Ha valore. Ma non è il futuro. E Dio disse, tempi stabiliti, stagioni. Ogni stagione richiede cambiamento. Non potrò tenere le maniche corte ancora a lungo, ma ancora lo posso fare. Ma quando verrà l'inverno non mi presenterò con le maniche corte. Tranne dopo che ho predicato, perché qua io me levo tutte cose. Ma ogni stagione richiede cambiamento. Amen. Ogni stagione cosa fanno le sorelle? Cambiano l'armadio. Cosa fanno? Cambio stagione. E tutti quanti cambiano stagione, cambiano modo di vestire, cambiano i vestiti, cambiano le cose. La Chiesa è l'unica che rimane sempre con lo stesso vestito, ma la Chiesa si deve rinnovare. Perché una Chiesa che vive fuori tempo non conquista più nessuno. Allora, quanti di voi conoscete Noè? È di Palermo.
Dice, come con Canucci? Non l'avete incontrato? No, era con l'arca che si faceva un giro al Politeama. Ascoltate, Dio è Dio dei tempi e delle stagioni. Le cose non avvengono mai per caso, perché Dio ha stabilito un tempo preciso. Prendete il libro della Genesi, capitolo 8, verso 4. Faremo una lettura rapida, perché vi voglio fare sapere questa mattina quand'è che Noè aprì il coperchio dell'arca, che non è l'arca dell'alleanza, è l'arca di Noè, che è un'altra cosa. C'era un tempo. Nel settimo mese, 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne di Ararat e le acque andarono diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Vai avanti. Così in capo a 40 giorni avvenne che Noè aperse la finestra che aveva fatto sull'arca e mandò fuori il corvo, che continuò ad andare avanti e indietro finché le acque furono asciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. Ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano ancora acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la trasse a sé nell'arca. Aspettò così altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca. Ma stavolta la colomba tornò a lui verso sera, ed ecco, essa aveva nel becco una foglia d'ulivo strappata di fresco. Così Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Allora aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non ritornò più da lui. Ma guardate il verso 13, quando esce dall'arca. Nell'anno 601 di Noè, nel primo mese, nel primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. E Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Quand'è che è entrato Noè? Quando è uscito dall'arca? Quand'è che si è accorto? Quand'è che le acque erano prosciugate sulla terra? Festa delle trombe, Capodanno. Ecco perché si dice, anno nuovo, vita nuova. Da quel momento comincia una nuova stagione nella vita di Mosè, la restaurazione sulla faccia della terra del giudizio che c'era stato. Ora comincia una nuova stagione. Oggi questo è il tempo che sta iniziando una nuova stagione nella vostra vita. Oggi è il tempo che tu stai salutando la Chiesa, e oggi è il tempo che Dio ti ha annunciato una nuova stagione. Oggi è il tempo che Dio sta dichiarando una nuova stagione, perché vi dico una cosa, le cose maturano e il tempo arriva. Dio è un Dio di tempi e di stagioni. Le cose maturano in senso positivo e maturano in senso negativo. Stamattina ho detto una cosa. Quando Gesù chiamò Giuda tra i suoi discepoli, Giuda non era un traditore, divenne traditore. Ma Gesù l'ha amato così tanto a Giuda, fino alla fine, che anche quando lui sapeva che lui l'avrebbe tradito e lui sapeva chi era, tutti gli altri 11 non se ne sono accorti, non lo sapevano. In altri termini, Gesù ha coperto Giuda fino alla fine per dargli opportunità. Ma l'amore copre, ma poi alla fine l'amore rivela. Gesù lo ha coperto con amore, ma poi ha rivelato il cuore traditore di Giuda. L'amore copre, ma l'amore arriva a un punto che scopre ciò che ha coperto. Perché quando non sappiamo ravvederci e pentirci, quando non ci sappiamo confrontare con Dio, e sto dicendovi una cosa per mettervi timore, perché Dio mi sta dicendo di dire queste cose, perché se Dio ti sta dando opportunità di lasciare il tuo peccato, Dio ti sta dando grande opportunità di lasciare le tue attitudini sbagliate, Dio ti sta dando opportunità di lasciare cose che a Lui non piacciono e tu ti ostini a non farlo, verrà il giorno che Dio rivelerà quello che nessuno mai ha saputo e lo farà venire fuori davanti a tutti.
L'amore copre, ma poi un giorno scopre tutto. Non c'è nulla di nascosto che non deve essere rivelato. Cos'è la pazienza di Dio? Che aspetta per trarti al ravvedimento, ma se poi non ti ravvedi, la cosa che mi sciocca, sapete cos'è? Com'è possibile stare 3 anni con Gesù e diventare traditore? Giuda non era traditore, dice la scrittura, divenne traditore. Sapete perché? Perché tutte le volte che stava con Gesù, lui mai ha cambiato la sua attitudine. Perché tutti gli altri si sono piegati a Gesù e al suo piano, mentre lui voleva usare Gesù per i suoi piani, e quando il suo piano è fallito si è suicidato. E tu dici, 3 anni che sei stato con Gesù e non sei cambiato. Tutte le opportunità che ha avuto non le ha sapute cogliere. L'amore copre, nessuno si immaginava che Giuda era così, perché Gesù l'aveva coperto sempre. Ma un giorno ha dovuto dire, uno di voi mi tradirà. Se non ce ne accettiamo il confronto, non c'è trasformazione. Puoi stare pure con Gesù dalla mattina alla sera, ma se non accetti il confronto, non c'è trasformazione. E Dio vuole trasformazione nella nostra vita. Per questo chiama appuntamenti divini, sante convocazioni, perché ti confronta e ti dice, figlio, questo non mi piace, pentiti. Questo non mi piace, cambia. Ci sono cose che se tu non le cambi, matureranno e porteranno frutto negativo. Non è che le persone se ne vanno di casa dall'oggi al domani, c'è un processo. Non cambi oggi, non cambi domani, non cambi dopodomani, ti viene detto, ti viene ridetto, ti viene detto, ti viene ridetto. Alla fine le cose maturano nel bene e maturano nel male. Ma noi dobbiamo essere sensibili e timorati da Dio. Questo tempo si chiama tempo del timore, dove noi abbiamo timore di Dio. E la Chiesa è una delle cose che deve acquistare, timore di Dio. Ti dico una cosa, dove il timore è alto non c'è peccato. Perché prima di peccare devi lasciare il timore. E questi sono giorni del timore. Timore di Dio. Allora, Yom Kippur, il sommo sacerdote si deve accostare al luogo santissimo dove c'è la presenza, ed è l'opposto di quello che è successo nella caduta. Nella caduta Adamo lascia la presenza, Yom Kippur il sommo sacerdote ritorna nella presenza. Nella caduta l'uomo si allontana da Dio, Yom Kippur l'uomo si avvicina a Dio. Nella caduta l'uomo entra nel peccato, Yom Kippur elimina il peccato. Ecco perché era il giorno più importante per la nazione di Israele. Ora ascoltate, che è successo nella caduta? Qual è l'intenzione originale di Dio nella creazione dell'uomo? Cos'è avvenuto alla caduta che l'uomo ha perso? Andiamo alla creazione. Genesi 1, 26, 28. Dio crea l'uomo. Poi Dio disse. Ascoltate, quando Dio deve fare qualcosa, la prima cosa che fa, parla. Non lo fece, disse. Ascoltate. Prima che Dio faccia qualcosa ti darà sempre una parola profetica, perché Dio non fa nulla senza averlo rivelato ai suoi servi profeti. Prima che succeda qualcosa a te, tu sicuramente hai ascoltato una parola che viene da Dio, poi decidi se riceverla o non riceverla. Dio ti avvisa sempre, perché è fedele. E ti fa vedere le conseguenze delle tue scelte. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio, eccetera. Verso 27, così Dio creò l'uomo a sua immagine. Notate, quando Dio parla, dice lo dobbiamo fare a immagine e...
ma quando crea, crea solo l'immagine. La somiglianza è ciò che si vede, l'immagine parla solo dello spirito. Quindi Dio ha creato lo spirito e ha formato il corpo. Quindi Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Domanda, perché Dio ha creato l'uomo? Quando Dio ha creato gli animali, ha usato la sua immaginazione. La capra l'ha immaginata, l'ha creata. Il toro l'ha immaginato, l'ha creato. Il tuo miau gattino l'ha immaginato, l'ha creato. Il tuo cane au, l'ha immaginato, l'ha creato. Ma quando ha fatto l'uomo, Dio non ha immaginato, ha guardato se stesso. Dove vedi la tua immagine? Nello specchio. Quindi quando Dio ha creato l'uomo, cosa ha pensato? Che voleva un duplicato di se stesso sulla terra. Un duplicato visibile di se stesso sulla terra. Questa è l'intenzione originale di Dio. E si realizzerà, perché sapete che la perfetta immagine di Dio è Cristo Gesù e Lui regnerà nei secoli dei secoli, perché le intenzioni originali di Dio non mutano mai. Ci può essere un processo per arrivarci, ma Dio è l'Eterno e non muta. Cosa ha perso Adamo alla caduta? Lui si incontrava con Dio ogni giorno, sul far della sera. Quando Adamo cade, Dio si presenta di nuovo all'appuntamento, ma Adamo si nasconde. La caduta non ha cambiato Dio, ha cambiato l'uomo. Dio sempre rimane un Dio d'amore e lo va a cercare. Ma Adamo, ascoltate questo, non dovete perderlo, questo è fondamentale. Ha perso la capacità di immaginare le cose come Dio le vede. Cioè lui non vede più come Dio vede, perché con la caduta i sensi spirituali si sono chiusi. Quindi lui, che prima vedeva Dio, che è spirito, passeggiavano, come passeggiavano? Perché Adamo aveva gli occhi dello spirito aperti, vedeva Dio, ascoltava Dio, aveva l'orecchio aperto, sentiva Dio parlare, lo vedeva nello spirito. Ora non lo vede più. Peccato gli taglia i sensi spirituali. È stato creato per il cielo e la terra. Quindi ha contatto col cielo e ha contatto con la terra. I sensi naturali sono per la terra, i sensi spirituali sono per il cielo. Così cielo e terra erano collegati in lui. Ma quando cade, si rompe il collegamento col cielo. Cosa perde? Sensi spirituali. Cosa perde? La capacità di vedere la realtà con gli occhi di Dio. Non la vede più con gli occhi di Dio, la vede con i suoi occhi. Ora vi faccio vedere una scrittura, te lo spiego in un altro modo. Se io ti parlo bene del pastore Luigi e tu non lo conosci, quando lo incontri tu lo vedi con i miei occhi, ma se io ti parlo male, tu lo vedi con gli occhi di chi ti ha parlato male. Amen. E anche se loro non ti hanno fatto niente, non ti hanno detto niente, la tua visione di quella persona è cambiata. Perché? Perché quelle parole ti hanno dipinto una visione e ti fanno vedere le cose con gli occhi di chi ti ha parlato. Quindi se io ti dipingo una persona come un mostro, appena tu vedete scante, ah, quello è un mostro. Ma se io ti parlo bene, tu sei accogliente. Ora, cosa ha perso Adamo? Genesi 3:7.
Guardate cosa ha perso. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero. Notate la parola, si accorsero. Ma non lo erano già prima? Dice che erano nudi, ma non avevano vergogna. Non gli pesava essere nudi. Ora si accorsero di essere nudi. Che vuol dire? Che quando non ti vedi più con gli occhi di Dio, vedi le tue nudità e i tuoi bisogni, ma quando ti vedi con gli occhi di Dio, vedi la sua provvidenza e grazia. Quando vedi con gli occhi di Dio, vedi che il Signore è il tuo pastore e nulla ti mancherà. Quando ti vedi senza Dio, vedi tutte le tue carenze e tutte le tue mancanze. Si accorsero. Ma ora non si stanno vedendo più con gli occhi di Dio. Cosa hanno perso? La capacità di vedersi come Dio li vedeva e la capacità di immaginare la realtà come Dio la immagina. E Dio è verità. E come lui vede la realtà è il più alto livello della realtà. Quindi loro hanno perso questo. Qual è il problema oggi? Qual è il problema nella chiesa? Qual è il problema nelle famiglie? Ogni testa vede a modo suo e non si può mai creare unità, ma quando ritorniamo a Dio e vediamo le cose con i suoi occhi, l'unità è possibile. Perché ci vediamo con i suoi occhi, ci immaginiamo con i suoi occhi e con le sue parole, e questo è tutto il processo di restaurazione che Dio deve fare nella nostra vita. Amen? Allora guardate, l'Apostolo Paolo cosa fa? Che preghiera fa per gli Efesi? Ora vi faccio capire, Efesi 1,16, perché prega Paolo? Perché gli occhi della mente o immaginazione è la stessa cosa. Quindi Paolo per che cosa sta pregando? Che loro possono essere illuminati dallo Spirito Santo per vedere le cose come Dio le vede. Guardate, qui c'è una profondità tremenda, se capite questo non sarete mai depressi nella vita. Perché se vedete la realtà con gli occhi di Dio c'è sempre un futuro e una speranza. C'è sempre un futuro e una speranza. C'è sempre possibilità di cambiare. Non ci sono cose che non possono mutare. Con Dio tutte le cose sono possibili. Amen. Efesi 1,16, guardiamo la preghiera di Paolo per gli Efesi. Vuole che gli occhi della loro mente, che si chiama immaginazione, siano illuminati. Cosa ha perso Adamo? La capacità di vedere la realtà come Dio la vede, dove deve ritornare l'uomo che nasce di nuovo a vedere le cose come Dio le vede. A che serve il rinnovamento della mente? Ad avere la mente di Cristo. Non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini, dillo Dio, illumina gli occhi della mia mente, illumina la mia immaginazione, illumina, fammi ritornare a vedere le cose come le vedi tu. Affinché sappiate, quando tu vedi le cose come le vedi lui, cosa scopre? Qual è la speranza della sua vocazione? Quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? In altri termini, quando sei cieco non vedi futuro, ma quando ritorni a vedere con gli occhi di Dio c'è futuro e c'è speranza! Alleluia. Campioni della fede. Il pastore ha detto, la moglie, sento fede in questo luogo. I campioni della fede sono diventati campioni della fede perché hanno visto le cose con gli occhi di Dio. Tu diventi campione della fede quando vedi le cose come Dio le vede.
Dio i malati non li vede malati, li vede guariti. I poveri non li vede poveri, li vede prosperi. Dio i perduti non li vede perduti, li vedi salvati attraverso il sangue di Gesù. Quando vedi le cose come Dio le vedi, ritorni a pensare come Dio pensa e a fare le cose che Dio fa. Occhi della fede, Ebrei 11, 12 e 13. Ebrei 11, versi 12 e 13. Perciò da un solo uomo, e questi come fosse morto, parla di Abramo, che aveva quasi 100 anni, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo le rive del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza avere ricevuto le cose promesse. E tu dici, come fa a morire nella fede e non avere ricevuto? Perché erano entrati in un'altra dimensione, la dimensione di vedere le cose come Dio le vede. E guardate cosa dice, vedutele da, come le hanno viste? Con l'immaginazione spirituale, illuminata dallo Spirito Santo. Essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando che non finisce tutto qui, che erano forestieri e pellegrini sulla terra e che erano alla ricerca di una patria definitiva. In altri termini, hanno vissuto qui sapendo qual è il loro luogo definitivo, ma le persone che vivono qui e pensano che questo è il luogo definitivo diventano depressi, ma le persone che sanno che sono solo di passaggio e che è un tempo solo di preparazione mai diventano depressi, perché hanno un futuro e una speranza. Alleluia. Anno 5780, 80 per gli ebrei significa bocca, pe. La lettera pe è 80 e la lettera pe è bocca. Quello che noi abbiamo ricevuto profeticamente nella decade scorsa, quello che Dio sta proiettando oggi nella nostra immaginazione spirituale, sarà quello che noi parleremo e sarà quello che arriverà e verrà e succederà in questo tempo. Dio ci introdurrà in una nuova stagione dove illumina la tua immaginazione spirituale e ti fa parlare in accordo a quello che Lui ti fa vedere, e quando parli in accordo a quello che Lui ti fa vedere viene creato nella tua vita. I tuoi familiari che mai si sono convertiti, tu li immaginerai convertiti e si convertiranno. I tuoi figli che non vengono in chiesa ritorneranno in chiesa. Quelli che sembrano duri diventeranno morbidi, i malati guariti. Alleluia! Dio sana la tua immaginazione e ti fa parlare in accordo. Amen. Ottanta, perché è importante per gli ebrei? Perché a 80 anni Mosè riceve la Torah. Quindi per loro significa inizio di una nazione. Perché la Torah è la costituzione del popolo di Israele. Quando un popolo ha una costituzione, diventa una nazione. Quindi anno 80, per loro significa restaurazione della nazione. Mosè a 80 anni riceve la Torah. A 80 anni Dio lo chiama ad essere liberatore. Ho notizie per voi, mura di Gerico stanno cadendo. Dio ti introdurrà in una nuova stagione, in un nuovo territorio. Tu entrerai in un territorio nuovo, perché Dio illuminerà la tua immaginazione e ti farà profetizzare. I vostri figli e le vostre figlie avranno sogni e visioni. L'immaginazione dei vostri figli sarà influenzata dallo Spirito Santo e la loro bocca, la loro pe, pronuncerà le cose gloriose di Dio.
Alleluia. Sogni e da dove passano? Dall'immaginazione. Spande lo spirito, i vostri figli e le vostre figlie, i vostri vecchi hanno un'immaginazione rinnovata dallo Spirito Santo. Non ti vedrai più come uno che non può cambiare. Non dite alle persone tu non cambierai mai. Uno che dice a un altro tu non cambierai mai è ateo, ma uno che crede in Dio sa che tutto può cambiare. Alleluia. Ultimi due versi e concludiamo. Quanto ho predicato questa mattina? Me ne sono accorto. Un'ora e mezzo? No, un'ora e 06. Efesi 3, 20, 21. Vi prometto che nei prossimi 6 ore finirò. 6 ore. Faremo un culto fino a stasera. Allora, guardate cosa dice. Paolo sempre agli Efesi, da dove comincia a fare la preghiera per l'immaginazione, gli occhi della mente. Ora colui che può secondo la potenza che opera in voi, cosa c'è che opera in te? Dillo, c'è una potenza che opera in me, dillo di nuovo, c'è una potenza ora che opera in me, c'è una potenza ora che opera in me, secondo la potenza che opera in noi, fare? Fare? Scusate, se è smisurato, non è di questa dimensione, perché qui tutto si misura. Quando dice smisuratamente, sapete che significa? Entri nella legge dell'infinito, e la legge dell'infinito è la dimensione dove Dio vive. Smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Ma sapete una traduzione cosa dice? Di quanto chiediamo o immaginiamo. In realtà tu chiedi solo le cose che immagini, se non le immagini neanche le chiedi. Colui che può fare al di là smisuratamente di quanto immaginiamo o pensiamo, a lui e solo a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. E ognuno dice amen. Alleluia. Voglio che ci alziamo. Sapete, stamattina la sensazione che abbiamo avuto al primo culto è che Dio ci ha preso, ci ha portato in cielo, ci ha ammaestrato. Quando siamo ritornati sulla terra abbiamo detto: ma dove siamo stati? Perché abbiamo respirato un'atmosfera del cielo con rivelazioni tremende. Alza le mani, caro. Oh, sento forte l'amore di Dio. È il Padre che ci vuole fare vedere le cose con i suoi occhi. Il Padre che ci vuole fare vedere e risanare la nostra immaginazione. Da immaginazione che immagina il male in ogni tempo a un'immaginazione che immagina il bene in ogni tempo. Da un'immaginazione che si sente solo abbandonato a un'immaginazione che si sente grandemente amato e grandemente favorito. Oh, Dio stamattina sta sanando l'immaginazione. Alza le tue mani e digli: Signore, sana la mia immaginazione. Sana la mia immaginazione. Fammi vedere le cose come le vedi tu. Fammi vedere le persone come le vedi tu. Fammi vedere le situazioni come le vedi tu. Sanami. Alza la tua voce e loda il Signore in altre lingue, loda il Signore nello spirito. Oh, rabarashakarabassandaramadagisa.
Darabakere bosha tarabasi karamada Jesus. Ora bakera bassa tarabashara bassana. Un solo cuore, una sola mente, noi ci presentiamo a te, offrendo in questo altare il nostro sacrificio di lode. Di lode che sale a te, offriamo a te, vedi con gli occhi di Signore, sale a te, sale a te come un profumo la nostra lode, sale sale a te come un profumo la nostra lode. Solamente noi ci presentiamo a te, offrendo in questo altare il nostro sacrificio di lode. Signore, noi diamo gloria a te.
te come un profumo la nostra lode. Alza la voce, non possiamo smettere di adorare. Il cielo è sulla terra. La nostra lode sale. Sale, sta salendo. È come un profumo. La nostra lode sta salendo. Dello spirito, lo spirito non muta mai, è sempre lo stesso. Lo Spirito Santo non muta, lui è sempre lo stesso. Ora bakasha tarabassanda ramada Gesù. Kere masha tarabasse kere bada Jesus. Sitarabakara shetere bassa. Kere masha tarabassa da ramada Jesus. Ora bakara shetere bassa da ramada Jesus. Alleluia. Una sposa preparata e una sposa trasformata, senza ruga, senza macchia. Cosa sta facendo lo Spirito Santo? Sta lavorando sulla sposa, sta togliendo tutte le rughe, sta togliendo tutte le macchie per presentarlo allo sposo. Ecco perché Dio ci sta parlando di trasformazione. Una sposa non può essere come tutte le altre. È diversa. In un matrimonio nessuno si confonde su chi è la sposa. È vestita diversa. È diversa.
la sposa deve essere riconoscibile. Come diventa riconoscibile? Gesù l'ha detto, da questo vi riconoscerà, perché hanno allo stesso mio cuore, ha amore. Da questo vi riconoscerà. Una sposa è riconoscibile dal vestito, la sposa di Cristo è riconoscibile dal carattere. L'amore fa parte del carattere. Puoi sbagliare cose, ma non devi sbagliare mai la motivazione. La motivazione deve essere una sola: l'amore. Tutto quello che fai, puoi sbagliare il modo di farlo, ma non puoi sbagliare la motivazione. La motivazione è l'amore, quella non deve cambiare mai. Possiamo migliorare in tutto, ma non possiamo migliorare nella motivazione. Se hai la motivazione dell'amore, non puoi migliorarla, puoi mantenerla. Alleluia, alza le mani e di' al Signore di riempirti di questo amore che determina la riconoscibilità della sposa. La riconoscibilità della sposa. Oh, alleluia, Lord. Ti onoriamo, ti ringraziamo. Grazie, Padre. Ti onoriamo. Riempici sempre di più di questo segno inconfondibile. Da questo. Dal carattere si riconosce la sposa. Oh,
ancora siamo in tempo per fare parte della sposa. Tu potresti dire, ma io oggi ho sentito queste cose per la prima volta. Io non sapevo questo. Ma se Dio te l'ha fatto sentire, è perché c'è speranza per te. Alleluia. E oggi puoi fare la decisione più importante della tua vita. Ricevere Gesù come tuo Signore, come tuo Redentore, che ti ha acquistato a prezzo di sangue, già è stato pagato il prezzo. Hai bisogno di crederlo. E quante persone stamattina sono qui e vogliono ricevere Gesù? Alza la mano se non l'hai mai fatto. Io voglio pregare per te. Prima che lo sposo torna ancora, siamo nella grazia. E quelli che vogliono ricevere Gesù, se uscite dal posto e venite un attimo qua davanti, facciamo la preghiera di salvezza. Ricevete la vita eterna. Questa vita è nel Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio non ha la vita. Rapidi a venire. E ora preghiamo che tu ricevi il dono ineffabile di cui Gesù parlò a quella donna, disse: se tu conoscessi il dono di Dio e se tu conoscessi chi ti parla. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Alleluia. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dio ti benedica. Alleluia. C'è qualcun altro? Vieni, vieni, vieni. È Dio che ti chiama. Non siamo noi che ti chiamiamo, è Dio che ti chiama. Lo sai che è Lui che ti chiama. Esci dal tuo posto, non ti imbarazzare, esci, esci e vieni. Poi ti pentiresti di non averlo fatto. Fallo ora. Fallo ora mentre Lui ti chiama, fallo ora. Mentre voi alzate le mani e benedite queste persone, ora faremo la preghiera di salvezza insieme. Io sto aspettando qualche minuto perché c'è qualcuno a cui Dio ha parlato e doveva venire. Alleluia. Grande sei tu, Signore. Alleluia. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Alleluia. Allora preghiamo la preghiera di salvezza insieme. A voce alta, ripetete, io vi do le parole, voi ci mettete il cuore e Gesù fa il resto. Le cose difficili le fa Lui, le cose facili le ha lasciato a noi. Sulla croce è morto Lui. A noi ci ha detto di credere col cuore e dirlo con la bocca. Tutta la Chiesa insieme con voi prega: Signore, vengo davanti a te. E questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per donarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te Gesù come Signore della mia vita e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo. E sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato. Grazie Gesù, che mi hai perdonato e mi hai salvato. Voglio che lo dite: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato.